Bella a tutti ragazzi, sono il vostro Dominic94. Allora, sono qui con Laika Cooper IV, che praticamente è un mio iscritto. Mi ha domandato se gli dava una mano a preparare un attimo a Montespago 1. Ok, gli ho fatto un piacere, spero che non mi chiedate tutti quanti di farlo, perché giustamente non avrei il tempo materiale di fare una casa base 1-1. Appunto per questo voglio fare un tutorial su come... Innanzitutto, come fare un tutorial su come costruire Montespago 1. Per quale motivo faccio questo tutorial? Perché appunto con l'aggiunta del nuovo evento, diciamo, della parte valargutta atto 1, una volta che uno finisce le pagine può passare direttamente e in fretta, non come ho fatto io facendomi impiegandoci un mese e mezzo, pagare da passare da quello che è valargutta a direttamente arrivare a Montespago, facendo le 7 pagine degli incarichi e dopo facendo gli scudi di valargutta 4, 5, 6 e giustamente facendo lancio il razzo. Una volta fatte questi passi qua si arriva direttamente a valargutta. Una volta che a Montespago, una volta che vi lanciate, arrivate in questo punto preciso dove sono io. Innanzitutto, su ogni amplificatore vi possono attaccare rispettivamente sempre da tre lati. Ora, sud, est, ovest, cioè da tutti e quattro i lati. Ora vi spiego un attimo come capire da dove vi attaccano. In questo caso, che la difesa di Montespago 1 possono attaccare, diciamo, da tutti i punti, tranne giustamente non vi attaccheranno mai da sud. Come sapere dove costruire e dove non costruire? Allora, logica dice, di solito a Montespago 1 vi attaccheranno da... possono attaccarvi, sono tre ondate. O vi attaccano da ovest, cioè da qua, o da nord, da sto punto, oppure da est, di là. Possono attaccarvi da tutti e tre i punti, singolarmente, oppure farvi due ondate da un punto e una ondata dall'altra. O due ondate da un punto e una ondata dall'altra. Ok, dove costruire? Solitamente si costruisce dove non abbiamo di fianco a noi, diciamo. Allora, solitamente si costruisce dove ci sono salite. Ovvero per di qua, perché vedete gli zombie giustamente arriveranno da quel punto là e cercano di salire per arrivare direttamente all'amplificatore. Come in questo caso, qua ci sono salite, quindi arriveranno da là. Eppure da quella parte là. Non, però non è perché ci siano... No, ovvero, la roba delle salite non va applicata in tutti i casi. Ovvero, se dove c'è la salita abbiamo un amplificatore... Vuol dire che in questo caso la prima ondata, diciamo il primo scudo, loro attaccano da questo punto qua. Per quale motivo? Perché lì non abbiamo un amplificatore. Quando faremo Montespago 2, noi potremo piazzare un amplificatore o qui oppure dietro quella roccia là. Se lo piazziamo qui per esempio, loro quando faremo la prima ondata non attaccheranno mai da qua. Lasceranno stare questo amplificatore, perché giustamente se esplodono da là attaccheranno direttamente questo. Mentre con Montespago 2, se abbiamo costruito di fianco un amplificatore, attaccheranno sempre dove non c'è un amplificatore. Quindi di conseguenza avremo solo nord ed est. In questo caso, siccome abbiamo solo un amplificatore da difendere, dobbiamo difendere tutti e tre i punti. Tutti e tre i punti, salvo questo. Per quale motivo? Perché come vi dicevo, dovete costruire Montespago 2, quindi è inutile andare a costruire adesso per poi spaccarlo. Se facciamo uno spawn kill qua, diventerebbe una cosa inutile. Quindi andiamo a costruire solo nord ed est. Come costruire? Allora, io gli ho detto che se facciamo un gioco di trappole è inutile utilizzare. È inutile costruire attorno alle mura. Uno perché comunque diventa anche più figo e più estetico. Costruiamo tutto in ferro. Facciamo dei pavimenti. Basta mettere due pile di trappole, due zone. E il gioco diventa veramente easy. Facciamo dei muretti bassi. Mano a mano, voi avete questa specie di cupola qua, questa specie di protezione. Mano a mano che voi farete i vari difese scudo, questa qua si va allargando. Quindi adesso arrivate fin qua. Dopo il Montespago 2 sta qua arriverà ancora più là, quindi potete andare anche oltre. Ogni volta che vedete che la mappa, diciamo, questa cupola qua si allarga, voi dovete allungare sempre i vostri spawn kill. Perché maggiore, diciamo, la cupola si allarga, vuol dire che più pesanti saranno le ondate. Io qua non farò niente di eccessivo, per quale motivo? Perché Montespago 1, 2, 3, 4, 5 e 6 vi attaccheranno sempre da nord. Da Montespago 7, 8, 9 e 10 vi attaccheranno solo da est. Quindi qua metterò uno spawn kill piccolo. Là non metterò nessuno spawn kill perché ce l'andremo a fare direttamente combattendo, senza mettere trappole per spaccarle. Mentre concentrerò tutto quanto su est. A est farò una cosa, diciamo, più carina. Perché qua da 1 a 10 vi attaccheranno sempre da est. Qua basta fare una roba del genere.
io ci butto sempre tutte trappole a gas, ragazzi. Qua per rallentare tutte quelle di legno. Qua buttiamoci dei dardi che passano da parte a parte, come vi dico sempre. E per concludere, delle dinamo da ambo i lati. Se c'hai ferro, Cooper potenzia subito. Ok, diciamo che il primo spawn kill è fatto. Quando fate gli spawn kill cercate sempre di stare indietro, perché se arrivano bombaroli o altro e vi distruggono tutti, avete speso materiale per niente. Una volta questo spawn kill dovrebbe bastare. Con uno spawn kill così vi arrivate da Montespago 1 a Montespago 6, tranquillamente. Andiamo a fare l'altro spawn kill. Allora, qua io farò una cosa di questo genere. Più avanti inizieranno a salire da qua per salire qua dietro, però ci penseremo in un secondo momento. Ok. Questi muri qua, anche se non c'è spazio, serviranno per mettere dei dardi a muro, in modo che attaccano da qua fino a qua in fondo. Qua farò la roba che vi ho spiegato. Allora, un pavimento di legno per salire, come vi ho spiegato l'altra volta. Poi tutto in ferro di nuovo. Questo, vediamo se vi ricordate, è quello per fare, ti ricordi te Cooper cos'è sto meccanismo? Sì. E salivano e c'era, esatto, il congelante, se non sbaglio. Aspetta, qua mettiamo giustamente subito congelanti. Mettiamo un paio di dardette che beccano da punta, mannaggia, appunto. Delle gas. Ok, qua a terra giustamente per farli salire cosa ci manca? Lo sbalzatore. Qua ci mettiamo delle gas. Qua ci mettiamo altri dardi. Qua ci mettiamo tutti i dardi in modo che colpiscono da punto a punto. Altre gas. Allarghiamo. Qua faccio una roba in modo da fargli andare da lato a lato. Lanciatore in modo da fargli tornare sempre indietro. Qua ci mettiamo il lanciatore in modo che una volta che arrivi qua farlo rimbalzare indietro. Questo. Riesci a spaccarmi questo muro? Dammi una mano. Grazie. Un lanciatore a muro. Spacchiamo questa. Un altro lanciatore. Qua
qua tutti a quelli di legno, in modo sempre come vi dicevo da farli rallentare. A quello di legno. Qua tutte dinamo. Gas. Soffitto solo gas, ragazzi, solo gas. Ogni volta che avete un muro che va a concludere, diciamo, sto corridoio, ci buttate sempre un lanciatore in modo da farli sbalzare indietro. Qua mettiamoci dei gommoni in modo da farli rallentare. Qua un lanciatore in modo da farlo rilanciare indietro. Dinamo. Dinamo. Qua c'è altro indietro. Qua un paio di dinamo. Ecco un altro dinamo. Lo sponky, ragazzi, è concluso. Facciamo un giro di controllo. Devi ancora fare la difesa, ti metto spago uno, sì, immagina. Sì. Vuoi farla subito, ne approfittiamo? Va bene. Vai, attacca. Oh, sorry. Attiva pure. Yeah, not possible. Allora, andiamo un attimo. Levo la richiesta d'aiuto? Leva. Pigliati uno se ti serve. Ah, ce l'ho già in realtà. Però grazie, se vuoi. Piglialo. Prepare for an attack from the north. Stiamo dietro le trappole. Così ti fai un'idea subito. Esatto, non sono le torrette. Yeah, sorry, buddy. Oh, sorry. You have been tracked. Vedi, si squagliano tutte. Se ci sono bomboroli non lanciare mai granate, fra, perché sennò si spacca tutto quanto. Ha messo il coso, quindi giustamente si spacca tutto. Qua si gioca solo di esca. Cerca di uccidere le streghe se possibile. Quelle sono le uniche bastarde che rompono le scatole. Ho usato uno smash. Furbetto, dove volevo andare? Vedi che se no mette tipo trappole 106, in questo caso su max alte. Un amplificatore, devi manco proteggerlo. Attaccano da qua, qua bisogna combattere. Uno squagliato. Dovrebbe essere a numero 150, mi pare. Not possible. Quello che dicevo, ragazzi, lui è al 52, se vado al 52-59 cercate di frenarvi un attimo e livellate. Ah no, non è un numero a tempo. Trouble.
I've been tracked. Quando ci sono i bombaroli è veramente easy, basta che gli spari a uno ed esplodono tutti. You have been tracked. Se vedi bombe a terra e vedi nemici vicino, falle esplodere apposta. Lanciatori di merda. Ok, la prima, seconda ondata è finita. Da qua siamo fermi pure qua.
Dai, entrate. Look out! Hanno spostato la base. Ah, boh, lo rimetto. Grande. You have been tracked. You did it. Ah, easy proprio. Sì, 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 t'ho detto io. Come ti è sembrata? Beh, le trappole fanno tutto. Hai visto la differenza?